Ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi facciamo un po' di allenamento total body con la pedana. 10 minuti per cominciare in questa stagione, per poi proseguire con il mio allenamento bruciagrassi che troverete in questo video qua che vi avevo fatto vedere. Sappiamo che la pedana va ad aiutare i nostri acidi grassi a produrre quindi meno liquido sinoviale, quindi ad aiutare l'assorbimento di tutti i grassi lipidi che noi ingeriamo e a trasformarli in energia. Aiuta la nostra circolazione, aiuta la nostra tonicità e con degli esercizi total body come faremo oggi, quindi allenamento di 10 minuti, teniamo un livello 10, quindi una media medio movimento della pedana e partiamo subito con l'allenamento. Alzerò un po' la voce perché la pedana l'ho messa qua nel mio corridoietto e andiamo subito ad accenderla. L'accendo manualmente e vado, la lascio a 10 minuti e via. Quindi è partita la pedana e cominciamo con la massima posizione delle gambe. Abbiamo sempre le nostre gambe leggermente piegate. Più andiamo giù, più l'esercizio aumenta. Quindi andiamo, il livello è 11, quindi una via di mezzo, e abbasso e alzo leggermente. Mi raccomando, quando salite non andate completamente a stendere le gambe, per non avere le vibrazioni sul collo e sulla testa. Quindi questo è sempre molto importante. Quindi qui sentiamo lavorare le nostre cosce e andiamo avanti, siamo a quasi un minuto. Quindi vado a mettere le mie mani sulle gambe e scendo leggermente. In questo programma praticamente alterna piano a forte. Quindi quando voi sentite che la pedana comincia a vibrare più velocemente, io scendo poggiando le mani in questo modo, così ho le vibrazioni sia sulle braccia sia anche proprio qua nel dietro delle nostre cosce. Quindi sento anche il gluteo lavorare, quindi più scendo più lo sento lavorare. Questa vibrazione fa molto molto bene per la nostra tonicità dei muscoli e aiuta a tenere anche in allenamento le nostre giunture, i nostri dolorini. Ok, quindi vedete che anche le braccia, appoggiandole così, vibrano, quindi faccio lavorare anche il muscolo del pipistrello. Ok, siamo a un minuto di allenamento, prendo i miei elastici, quindi scendo, prendo i miei elastici. E comincio questo lavoro. Quindi alterno, sto sempre giù con le gambe. Mi raccomando, questo attrezzo vi permette di fare degli esercizi di movimento giusto per le vostre articolazioni, non andrà assolutamente a interagire con la schiena. Ma se fatti nel modo giusto li sentirete e come. Quindi più scendete, più li sentite. Aiutatevi anche a tenervi con gli elastici e questo è veramente molto importante. Adesso mi metto come se andassi sullo schermo, quindi un po' laterale e spingo come se facessi tie col sedere. E lascio lavorare, quindi tengo una gamba tesa e una a meno, quindi do tutto il mio peso sul tallone. Quindi lavoro, lavoro, cambio posizione, quindi dall'altra parte e scendo e lavoro. Qui sentite proprio la parte dietro della gamba che lavora, come se stessi andando sullo skateboard.
Ebbene sì, siamo a 3 minuti di lavoro e adesso vado un po' a lavorare con le mie braccia. Se volete riposarvi potete diminuire la posizione dei piedi. Quindi sempre stando un po' piegati vado anche a fare il movimento delle braccia. Quindi vado oltre le mie spalle. Quindi andiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso scendiamo un po' con le gambe e continuiamo. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Adesso prendo gli elastici un po' più corti e vado verso dietro. Quindi spingo, spingo indietro, scendo con le gambe. Ok. Quindi vado anche qui a fare una decina, ventina di spinte per le mie braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso scendo con una gamba lateralmente, in modo diagonale, e scendo col ginocchio, scendo, scendo, questo è molto faticoso. Se stendo bene la gamba dietro, questo squat mi aiuta tantissimo la coscia e anche a stendere la mia schiena. Vado lateralmente dall'altra parte, con l'altra gamba, scendo, scendo, scendo. Questo una decina di volte, siamo 5 minuti, quindi metà del nostro allenamento. Ok, se volete potete anche fare questo movimento. Andiamo con 10 di loro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sto in centro di pedana, ancora 4 minuti e scendiamo, scendiamo un po' di squat, scendiamo e come se sculettassi vado lateralmente a far lavorare le ginocchia, la resistenza delle ginocchia e la forza delle mie cosce. Adesso praticamente scendo e rimango in questa posizione. Ok, quindi vado a lavorare anche un po' sugli addominali. Ok. Adesso un po' di pugni nella direzione opposta. Andiamo. Venti anche di loro, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Posiamo i miei elastici, scendiamo leggermente a squat. Ok, scendo e salgo lentamente. I 10 minuti sono finiti. Io voglio ancora accenderlo un attimo per far lavorare le mie braccia e poi per oggi abbiamo tutto. Scendo un po' con la telecamera. Scusate, tutto alla buona oggi. Così, per farvi vedere al meglio il lavoro delle braccia. Quindi, andiamo. Siamo pronti? Via. Sono scesa bene con le braccia,
vedete, guardo la pedana e sento le mie braccia vibrare e lavorare. Finiamo ancora 5 minuti in questo modo. La pedana sta aumentando. Se voglio potete proprio fare questo. Mi stendo dietro e vado giù. Quindi lavoro. Guardate sempre avanti in modo da non sforzare il collo. Benissimo. Ok, ho lavorato anche con le braccia. E direi che per oggi l'allenamento è terminato. Potete anche sedervi sopra se volete fare degli addominali. Nessuno ve lo vieta.